La persona che vedete inquadrata è un autentico mito del calcio campano e non solo. Giovanni Formicola, buongiorno mister. Buongiorno. Mister praticamente è l'allenatore del San Marco di Agropoli, quindi un po' una spaccatura in città. No, penso di no. Noi vogliamo, assieme alla società, vogliamo fare un programma che spetta a noi, nel senso di non guardiamo le altre società, anzi, le altre società auguriamo i migliori piazzamenti, non siamo invidiosi per questo fatto qua. Noi andiamo per la nostra strada e quindi abbiamo programmato un discorso ambizioso, sperando anche di valorizzare soprattutto i giovani del posto. Quindi questi sono i due obiettivi che ci siamo prefissati con la società. Si parte dalla terza categoria. Buongiorno Damiano Buongiorno, Sodano, vicino buongiorno, alla sciarpa del San Marco che campeggia qui nel Birmania, come si può notare. e non solo, in molte attività è stata appesa la sciarpetta. Molti hanno dato un piccolo contributo, hanno preso questa sciarpetta e l'hanno appesa di loro spontanea volontà, noi non abbiamo costretto nessuno. E questo è un gesto di grande stima e di grande affetto verso questa realtà che si è venuta a creare. Che realtà è? Che sarà domani la presentazione, diciamo, in forma privata, fra Sì, abbiamo virgolette? fatto, domani faremo una presentazione in forma privata, in quanto no, logisticamente non riuscivamo a gestire in questo momento una presentazione pubblica, però sarete voi giornalisti a riportare le immagini, la voce, i contenuti di questa presentazione. Noi faremo un campionato di terza categoria, in quanto essendo una nuova affiliazione alla FIGC, non potevamo fare assolutamente un altro campionato. Ma intanto c'è un'ape che e comunque voglio dire noi comunque diciamo, il nostro programma pluriennale è quello di fare comunque sempre il campionato che ci compete. Quindi il campionato dove noi ci piazziamo, quello faremo. Il nostro obiettivo è quello di sicuramente cercare di far crescere la società dal punto di vista della maturità come dei soggetti che adesso appartengono. E poi si pensa anche di allargarla con delle persone che hanno il nostro stesso pensiero e poterlo sviluppare attraverso il calcio. Allora, con la presentazione del San Marco, quella che c'è stata del Real Agropoli, intanto ti saluta Carmine Guariniello, Grazie, buongiorno, buongiorno. e anche Cruciani, e con New Basket Agropoli, tre società al via in attesa che l'Agropoli si dia una composizione, non ha ancora il presidente. Però io ti chiedo, Damiano, non sembra che tutto questo proliferare di squadre ci siano perché non c'è più amore verso l'US Agropoli o perché si è ingigantita la città rispetto a una volta e allora ci sono No, più io realtà? la vedo diversamente, Sergio. Io la vedo forse che l'US Agropoli ha fatto un piccolo errore agli anni addietro storico, è quello di non valorizzare i giovani locali, di non prendere in considerazione i giovani locali. E posso assicurare che ce ne sono molti ragazzi che vengono a giocare in queste piccole categorie e secondo me allenati potrebbero giocare assolutamente, far parte dell'US Agropoli o comunque delle realtà locali che fanno l'eccellenza a costi sicuramente molto più bassi, che già non si dà il vitto e l'alloggio e già sono dei costi che la società si risparmierebbe. Noi ci prefiggiamo di fare questo, di valorizzare i giovani locali, di far giocare i ragazzi del posto, ragazzi che hanno valori importanti. Nessuna spaccatura, in quanto se verrà l'US Agropoli o qualche società più importante di categorie superiori a chiederci i nostri ragazzi, noi siamo, come dire, anzi noi quello vogliamo valorizzarli e possibilmente che facciano poi la loro strada senza nessuno scopo di lucro o altro obiettivo, è soltanto veramente la passione, la voglia di fare il calcio. Diciamo che si è anche tentato, Sergio, di fare delle cose insieme ad altri, ma non si sono combinate le idee, sono delle idee diverse. Però c'è un grande rapporto di amicizia fra tutte le società di Agropoli e questa è una cosa molto bella. Si collabora, si sta insieme, si gestisce insieme la cosa senza alcun problema. Ecco, mister Stefano Anzalone da Battipaglia saluta, Ricambio, Gabriele grazie. D'Angelo, ve lo ricordate? Come no? Gabriele D'Angelo saluta anche lui, e
sta guardando. Gabriele è un bel giocatore. Sicuramente, è un giocatore che ai suoi tempi era un che faceva la differenza, quindi era molto considerato, era ambito da molte società. Certo, il mister c'ha una quarantina d'anni dunque, prospettive di vincere il campionato subito? Ma noi vogliamo vincere come vogliono vincere tutte le società, quindi abbiamo poi il direttore sportivo qui presente Damiano, sicuramente mi ha messo a disposizione un organico eccellente direi, però io devo far capire subito dal primo momento, conoscendo pregi e difetti di questi ragazzi, che devono cambiare un po' le abitudini locali oppure non so, la cultura. Perché questi sono ragazzi che mentalmente, cioè hanno delle qualità tecniche, ma mentalmente lasciano a desiderare. Quindi io dovrò lavorare soprattutto sotto questo aspetto qua. Damiano, chi è il presidente? Il presidente è Rodolfo Sodano, mio cugino. Ah sì, è qua? E adesso in questo momento non c'è. Ah, è lui il presidente? Intanto, no, una parentesi. Mister, un saluto perché c'è Rosario Gaglioni collegato. Ah, grazie. Ricambio affettuosamente, si faccia vedere ogni tanto quando vieni all'Acropoli, vienimi a salutare, ti sei dimenticato che siamo amici di infanzia. Lo invitiamo al ristorante del nostro presidente Damiano, appena è possibile si faccia vedere. Quindi Rosario Gaglione è collegato con noi. Poi Luigi Malandrino dice in bocca al lupo e complimenti per la squadra che avete attrezzato. Lo ringraziamo perché più volte sui social ci ha fatto i complimenti e ci segue. Quindi noi ringraziamo per i complimenti e speriamo di non deludere le attese, ma non dal punto di vista solo dei risultati, ma le attese dal punto di vista comportamentale, che è quello che più a cui ci teniamo noi come società. Quindi Rodolfo Sodano è il presidente. Rodolfo Sodano è il presidente perché è stato scelto dalle... Cioè caccia i soldi praticamente. No, non è vero, i soldi sono relativi in quanto diciamo non c'è una persona fisica che diciamo ha ottemperato le spese, in quanto abbiamo anche fatto delle sponsorizzazioni, un sacco di amici ci hanno dato una mano e poi noi dirigenti chiaramente dobbiamo contribuire alle spese perché le società dilettantistiche si fa così. Quanto comincerà il campionato? Dove giocherete? Gli orari? Allora, il campionato a calendario FIGC, a comunicato FIGC, dovrebbe iniziare il 20 ottobre, se non 20-21 ottobre, se non dovesse slittare, ma crediamo che non slitterà. Ci alleneremo per quanto riguarda la preparazione al dopolavoro ferroviario, che anzi ringraziamo Walter Grieco, il dopolavoro ferroviario, che ci hanno concesso gentilmente il campo per poter fare la prima. Mitico, storico campo dove ha giocato Shevchenko, lo ricordiamo. Dove parecchi di noi sono anche cresciuti, sì. Ma non dal punto di vista calcistico, ma proprio dal punto di vista umano. Partite in casa dove si fanno? In casa giocheremo al Torre di Acropoli, con giorni e orari da stabilire in base alle esigenze delle altre società. In base alle esigenze delle televisioni? No, le esigenze perché ci sono società di categorie superiori che hanno la priorità rispetto alle categorie inferiori, quindi ci adegueremo agli orari, al giorno, senza problemi. E dopodiché, voglio dire, gli allenamenti futuri dopo la preparazione saranno in vari posti, in varie location. Perché... Avete una sede oppure il Birmania rimane il quartiere generale? Anche se il presidente Rodolfo Sodano con la nuova linea diciamo del Birmania, che per motivi logistici, il Birmania sicuramente è la sede diciamo principale del San Marco Acropoli, anche se non è la sede ufficiale, perché la sede ufficiale è via Risorgimento, dove l'appartamento del presidente, che dove abbiamo tutti i nostri mezzi, diciamo il computer, le stampanti, tutte le carte, e quindi abbiamo fatto un ufficetto, un piccolo ufficio lì, non avendo qui anche la possibilità. Io ci tengo soltanto a una cosa fondamentale per me, ma anche per Rodolfo, che di non vedere il San Marco Acropoli come una società diciamo strettamente, voglio dire, cioè da non associarla direttamente al Birmania. Il Birmania è un'attività, è un'altra cosa. E San Marco Acropoli, diciamo, perché il San Marco Acropoli ne fanno parte altre 6-7 persone, voglio dire, quindi non siamo solo noi, ma noi siamo quelli che diciamo siamo stati i promotori, ma poi si sono associate altre persone. Mister, qualche nome nuovo in diretta lo facciamo? Qualche nome? Noi abbiamo riconfermato dei ragazzi che tenevamo a Prignano. No, perché mi sembra che su questi giocatori del San Marco si stia facendo
Perché probabilmente non hanno filmato e allora hanno paura che se li vanno a prendere, o no? No, noi abbiamo tutti i ragazzi elencati, saranno una ventina, sono una ventina, hanno già firmato tutti quanti, quindi nomi non ne faccio se vuoi alludere a qualche ragazzo che potrebbe essere in prospettiva. Abbiamo sicuramente, io sono meravigliato come questi ragazzi stanno in questa categoria, insomma, quindi le prospettive sono ottime, però ripeto ancora, bisogna stare con i piedi per terra, bisogna allenarsi, bisogna, non come pensano qui i ragazzi che usab rientrano quando vogliono loro, oppure queste persone qua non faranno parte del nostro programma, quindi si devono attenere alle regole che la società, assieme all'allenatore. Antonio Caruccio ha un ruolo in questa squadra. Allora, voglio solo chiedere una cosa, che Antonio Caruccio è dichiaratamente il direttore sportivo di questa squadra, perché il direttore sportivo si occupa proprio della relazione Cioè, sembra social. che ha più direttori sportivi il San No, Marco che la adesso Juventus. no, perché O oh no? noi perciò abbiamo diciamo domani facciamo questa presentazione, anche per chiarire alcuni ruoli, perché molti mi chiamano presidente, io non sono il presidente, molti mi chiamano direttore, no, non sono. Io sono il direttore generale, in senso che io mi occupo di tutte le problematiche. L'amministratore Io delegato, sono l'amministratore l'amministratore della società sicuramente e mi occupo di tutte le varie problematiche che può concernere un campionato, comunque che ha la squadra, che Sì, ha la ma società. Antonio Carucci che fa? Antonio Caruccio è dichiaratamente il direttore sportivo, quello che si occupa del rapporto giocatori-società, quindi anche perché lui, Antonio, è molto amico di alcuni giocatori che vengono a giocare in questa squadra e quindi diciamo che è stato anche uno dei nostri punti di forza per poter portare a giocare nel San Marco Agropoli ragazzi validi. C'è un vero San Marco perché l'amministratore delegato è di San Marco, il direttore sportivo, Presidente, presidente di San presidente Marco, San il Marco, direttore sportivo è di San Marco, barman leader del Gold no? Vabbè, Café. ma noi ci abbiamo tenuto molto a questa cosa di chiamarci San Marco Agropoli, perché non è una casualità San Marco Agropoli. Noi siamo No, perché dichiaratamente. Antonio è collegato, Sta a sta Tropea, il guardando. direttore sportivo sta a Tropea in vacanza. Si è collegato da Lo Tropea. salutiamo, lo salutiamo. Quindi domani non ci sarà. Domani È una purtroppo. scorrettezza grave. Come fate la presentazione? Non c'è il direttore sportivo. Purtroppo. No, bocciato già è bocciato in Mamma mia, partenza. è E non bocciato. mi dispiace, noi qui siamo rigidi su queste cose. Cioè, Ma presente la squadra e non c'è il direttore sportivo. va rispettata l'opinione, quindi rispetto la tua Ma come non c'è il opinione. direttore sportivo? Il presidente ci sarà, sì. Assolutamente. Non è che all'ultimo momento se ne va in barca e vi Assolutamente abbandona. ci sarà. Come? Ci sarà No, assolutamente. Antonio, è inutile che fai le fuse, che saluti, Ci perché se non sarà ci il sei domani è presidente, molto ci grave. saranno 17 giocatori dei 19 attualmente in Pure, rosa. non, ma nemmeno ci saranno tutti quanti. No, perché due sono fuori, Vacanza pure uno loro. deve rientrare da una situazione di lavoro e non è riuscito a rientrare e un altro è partito per la vacanza, Ma però. Franco Di Biasi ci sarà? Ma noi se magari lo invitiamo pubblicamente, se gli fa Sì, perché lui mi piacere, chiede a che ora. se gli fa piacere a mezzogiorno noi Franco Di Biasi sarà dei vostri, o meglio dei iniziamo nostri. l'incontro a mezzogiorno, quindi si discute, poi un'oretta e mezza, poi Poi si mangia. mangiamo qualcosa insieme a tutti gli invitati. Al Non Birmania. siamo, chiediamo scusa alle persone pubblicamente, ma non potevamo fare un invito pubblico in quanto non riusciamo a reggere con la location in cui la faremo, che è qui al Birmania, con i posti, con i mezzi, in questo Come non. si fa in Serie A, mister? Quindi. Perché in Serie A si invitano i giornalisti, quei pochi giornalisti sono e quelli vanno. Certo. Sicuramente, diciamo che già il direttore ha accennato, perché secondo me abbiamo avuto una grossa, diciamo, riconoscenza da parte soprattutto del, posso dire, Rione, Sì. San Marco Agropoli. Quindi hanno aderito gran parte della zona a questa iniziativa della società. Quindi noi ci auguriamo che vengano anche allo stadio per vedere il nostro operato. Quindi Franco Di Biasi è invitato Ma sono, ufficialmente. tutti gli amici sono invitati, come Lo no? invitiamo, noi abbiamo invitato il sindaco perché è lì, come dire, è il primo cittadino del paese. Aspetta un attimo però. Non fare Non l'errore abbiamo di. invitato tutta l'amministrazione, questo volevo Scusami, dire. non fare l'errore di non invitare la dottoressa Serra, anche se mostra con Nino D'Angelo. Perché. Nino D'Angelo. Cioè, Nino D'Angelo è qua da Agropoli. Nino D'Angelo è a casa della Serra. Ah, benissimo, complimenti. Non è che ti porti Nino D'Angelo, ma ci fai. Magari Ci fai ci fa una questa. canzone alla presentazione. Bene, bene.
magari. Vabbè, allora l'appuntamento è per domani. Sì, con I nomi dei giocatori avete notato? ma Comunque no, non li noi i hanno nomi fatto. li possiamo fare perché non, noi li abbiamo, man mano che il giocatore ha firmato, abbiamo anche pubblicato la foto sulla nostra pagina Facebook San Marco Agropoli, che tutti quanti si possono, alla quale tutti quanti si possono collegare. Quindi io direi i nomi più famosi, no, perché Sciarappa, ok. no, ci Non è che sta, ancora vi presentate con no, ci, Sandrino, con tutto il rispetto, no, lo è salutiamo Sandrino, però adorabile. siamo adesso Puntiamo sui è giovani. il No, perché tempo. Sciarappa giocava col Abbiamo mister da Mix, bambino, è vecchio, ancora gioca col mister. Doveva finire con me la sua carriera. Infatti, quasi no. L'ha finita, sì, Noi 2 anni abbiamo un fa. mix, una squadra che è un mix di ragazzi più esperti e ragazzi giovani che non sono, come dire, Allora famosi, facciamo una ma cosa, sono. diciamo il nome di un esperto e il nome di un giovane. Ah, guardi, io vi dico a due persone che sono. Allora, A proposito, il si è più famoso è collegata, aspetta. Domenico Cannalonga. Ah, che bravo. E poi il non famoso, ma che secondo me è un ragazzo valido, che sarà valido in futuro, è Giuseppe Caserta. Sì. Allora, si è collegata una tua concittadina di Brignano, perché tu sei consigliere comunale a Brignano, ma che è tua concittadina anche da Agropoli. Di chi sto parlando? Una mia concittadina di Brignano, ma anche da Agropoli. Prima dei non eletti ad Agropoli. Ah, è la Botticchio. È la Botticchio, salutiamo la Botticchio che è collegata pure lei. Però lei è residente qui. Sì, pure tu sei residente a Prignano, tieni tutto qua. Cioè, se Vabbè. incontri in mezzo alla strada 1 dice Damiano, di dove è? Di Agropoli. Però Certo. fai il consigliere comunale a Prignano. Vabbè, io. Prignano Sabbiadoro, no? È località turistica. Beh, noi lo puoi anche dire perché comunque diciamo ci sono molte persone che fittano la casa a Prignano e poi vengono al mare ad Agropoli perché magari si risparmia qualcosa. Ci sono un sacco di ad agosto ci sono un sacco di turisti a Prignano. Vabbè, Cioè si ora parla di stiamo girando sul No, turismo. sì, Sergio, si parla di 300 presenze che sono tantissime Ma anche perché per un paese come la Prignano, frazione di San Marco di Agropoli è una frazione prettamente turistica. eh. No, io parlavo di Lo so, Prignano, ma il San Marco è San Marco, è una frazione turistica della città, la più Dobbiamo turistica. migliorare, possiamo migliorare, questa è la cosa bella e la speranza, che Gisella possiamo ci migliorare. abbraccia affettuosamente tutti quanti. Grazie. Vabbè, grazie mister, Grazie a te, Sergio. grazie a Buona Damiano, giornata. grazie al presidente che lo vediamo collocato lì in un angolo, lo vedete, saluta. E grazie a tutti quanti voi per la diretta. Al prossimo appuntamento e in bocca al lupo al San Marco. Viva il San Marco Agropoli!